Allora, con l'ultima lezione abbiamo visto che nel caso di lastra piana era facile determinare quello che era l'andamento della temperatura, cioè fissata la temperatura T con 1 e la temperatura T con 2, se la conducibilità non dipendeva dal mezzo, quindi avevamo un materiale omogeneo, isotopo non serve perché siamo sempre in quattro dimensionalità. Avevamo una legge di diciamo, dell'andamento della temperatura di tipo lineare, quindi abbiamo studiato quello che erano sia diciamo, l'andamento di temperatura e sia anche l'andamento di flusso, che ovviamente essendo ortogonale è costante in ogni lungo ogni diciamo, sezione che noi possiamo fare, quindi ovviamente essendoci una monodimensionalità il flusso a quel punto non cambia al variare, cioè, abbiamo ovviamente anche rideterminato la legge di Fourier in questa condizione. Per quanto riguarda invece la simmetria cilindrica, le cose sono leggermente più complesse. Oggi, diciamo, a partire dalla legge ovviamente fondamentale della, diciamo, della conduzione, l'equazione generale della conduzione, supponiamo di avere due temperature, una temperatura T con 1 e una temperatura T con 2, per, diciamo, in due ovviamente raggi particolari, diciamo, di un condotto cilindrico. Immaginate di avere un condotto, immaginate di avere una certa, quindi una simmetria cilindrica. Ebbene, vogliamo, diciamo, capire come va la temperatura, se la temperatura della superficie interna resta costante e la temperatura della superficie esterna resta costante, che condizioni al contorno sono di questo, in questa situazione, ragazzi. Come abbiamo visto, ci sono diverse tipologie di condizioni al contorno. È la condizione di temperatura imposta, ricordate? È la condizione del primo tipo. Okay. Quindi scriviamo insieme l'equazione generale in simmetria ovviamente cilindrica. Come si scrive l'equazione generale? Vi ricordate? Allora, vi ricordo che noi abbiamo le condizioni di omogeneità e isotropia, abbiamo detto che la placiamo di T più un punto terzi diviso K è uguale a 1 su A dt su dθ. Questa relazione l'abbiamo scritta e abbiamo detto questa vale in ogni situazione, in ogni condizione, ovviamente avendo una temperatura funzione dello spazio. Ora possiamo esprimere questa temperatura o in coordinate cartesiane x, y, z, θ, oppure in coordinate cilindriche, giusto? Allora, in coordinate cilindriche come la scriviamo? T funzione di R, teta, z, ovviamente, pardon, qui abbiamo una doppia, facciamo che taula, che altrimenti c'è una, ovviamente taula chiamiamo il tempo, giusto? In modo che evitiamo di avere una doppia, diciamo, coordinata che diciamo, sulla, diciamo, che va a cozzare con quella di sopra. Quindi dove? R cos'è, ragazzi? R, vi ricordo che è la distanza dell'origine, quindi presa l'origine O, ovviamente R è questa distanza. Teta cos'è? Evidentemente teta è l'angolo formato dal punto in cui stiamo, diciamo, vogliamo determinare la temperatura e ovviamente l'asse, diciamo, R. E Z ovviamente è l'altra coordinata. Ora, se noi scriviamo, vogliamo scrivere l'equazione generale della conduzione in queste coordinate, abbiamo visto questo si modifica leggermente. Ricordate come, diciamo, come è fatto? Mi pare che l'abbiamo anche scritto l'altra volta. Possiamo scriverlo o come 1 su R dt su dr più d quadro t su dr quadro più 1 su R quadro dt su dθ d quadro t su dθ quadro più d quadro t su d z quadro, ovviamente questo è laplaciano, quindi sempre più un punto terzi diviso k uguale a 1 su a dt su dθ, pardon, abbiamo messo teta, quindi scriviamo dθ perché altrimenti, diciamo, le cose non funzionano, giusto? Quindi il laplaciano lo scriviamo, lo riscriviamo in coordinate cilindriche, oppure questi due pezzi qui, diciamo, l'altra volta abbiamo visto, si possono anche scrivere in quest'altro modo, 1 su, diciamo, 1 su R è 1 su R derivata rispetto ovviamente ad R di R dt su
de R. Possiamo scrivere anche questo, come la stessa cosa. Infatti, se facciamo il primo derivato per il secondo non derivato e poi il primo non derivato per il secondo non derivato, abbiamo questa relazione qui. Quindi o scriviamo in questo modo o in quest'altro, sono del tutto equivalenti. Li trovate? Avanti? A questo punto possiamo cominciare a integrare, diciamo, a trovare la nostra equazione, il nostro integrale particolare di questa, diciamo, di questa equazione, giusto? Allora, quale cosa, diciamo, come lo possiamo trovare? Nel caso che abbiamo descritto sopra, attenzione, le cose sono molto semplici, perché? Perché in questa simmetria cilindrica, ovviamente noi che cosa vediamo? Che, vedete, la temperatura non cambia lungo teta. Cioè noi abbiamo un tubo, pensate a un tubo, perché è più comodo esprimere questo problema non in simmetria cartesiana, in coordinate cartesiane, ma in coordinate cilindriche? Per complicarci la vita? No, per semplificarcela. Perché ce la semplifichiamo? Perché evidentemente se guardate questo problema, cioè i problemi che, diciamo, che sono tutti in simmetria ovviamente cilindrica, quindi non dipendono dall'angolo teta, immaginate un tubo in cui scorre per esempio dell'acqua, no? Dell'acqua calda. Allora l'acqua calda è tutta quanta alla stessa temperatura, giusto? Per cui se io anche mi sposto lungo l'asse teta, ovviamente non cambia la temperatura, quindi qua, 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 la temperatura resta la stessa. Quindi questa, diciamo, equazione diventa indipendente da teta in questo caso, giusto? Ora, quando, oltre a essere indipendente da teta, immaginate indipendente anche da z, cioè questo problema si ripete ai vari vari lungo, diciamo, nell'asse ortogonale alla lavagna, ovviamente questa se ne va pure via, giusto? Quindi il problema diventa molto più semplice. Immaginate che siamo anche in regime stazionario, che cosa succede in regime stazionario? Leviamo anche tau, e quindi alla fine ho soltanto una dipendenza di t da r, quindi mi è molto più semplice, invece di risolvere, diciamo, il problema lo potrei ancora risolvere in coordinate cartesiane, ma che cosa avrei? Avrei un'equazione di questo tipo, ragazzi. Avrei dei quadro t su dx al quadrato più dei quadro t più per, diciamo, dy al quadrato uguale a 0, e dovrei trovare la funzione t di x, y. Ovviamente siamo in condizioni stazionarie, quindi la tau non c'è, li trovate? Non c'è la z, perché abbiamo detto che tutto è funzione, ovviamente non è funzione, diciamo, della coordinata z. Però ovviamente se voi mettete in coordinate x e y, è ovvio che la temperatura qua è diversa dalla temperatura qua, giusto? Quindi per forza diventa, diciamo, bidimensionale. Se invece lo mettete in coordinate cilindriche, la in coordinate cilindriche, poiché dipende da una sola coordinata, solo da r, ovviamente il problema si semplifica ulteriormente, diventa monodimensionale, giusto? E quindi a me conviene risolverlo in coordinate cilindriche un problema del genere, non in coordinate quadrate. Ora voi, soprattutto voi elettrici, ma anche meccanici, hanno continuamente a che fare con i fili, diciamo, con il filo elettrico, giusto? E quindi sono fili, diciamo, in simmetria cilindrica, giusto? Quindi dobbiamo utilizzare queste coordinate e non quelle là, diciamo, le cartesiane. Non solo, voi meccanici di tubazioni, ne vedrete, giusto? Casa per esempio, come è fatto? Il tubo dell'acqua calda, come è fatto? Simmetria cilindrica, giusto? Come è fatto, diciamo, fuori dalla, diciamo, la tubazione di rame, che ci mettete? Lo strato isolante. E come ce lo mettete? Lo mettete, diciamo, sempre in simmetria circolare, in simmetria cilindrica, quindi ci mettono uno strato che è uguale in tutte le direzioni. Quindi ovviamente tutti questi problemi si risolvono molto più semplicemente con questo modello matematico, piuttosto che con questo. E quindi a questo punto noi ci cancelliamo questa equazione in coordinate, diciamo, cartesiane, che ci darebbe un po' qualche problema in più, ma potremmo tranquillamente risolvere. Ovviamente, e ce lo scriviamo in quest'altra condizione. Quindi la nostra equazione generale diventa 1 su r derivata rispetto a dr, anzi possiamo, visto che è monodimensionale, possiamo anche scriverlo derivata rispetto a dr di r dt su dr uguale a 0. Ditemi adesso voi quale ipotesi sto facendo, ripetiamole. Simmetria cilindrica, quindi indipendenza, quindi dalla coordinata teta
e z, giusto? Poi regime stazionario, ho fatto ancora un'altra ipotesi, guardate bene ragazzi, qual è? Assenza di generazione. Quindi non sto risolvendo il problema del, diciamo, del cavo, diciamo, del cavo elettrico, perché se volessi risolvere come varia la temperatura sul cavo elettrico dovrei aggiungere ancora quel termine di generazione, per esempio per effetto giallo, quando il cavo viene attraversato ovviamente da, diciamo, dalla corrente elettrica che ovviamente sappiamo viene trasportata sui cavi di alta tensione piuttosto che sui cavi di alta tensione. Detto questo, andiamo a risolvere questa relazione. Vi trovate ragazzi che questa è equivalente a questa? Facciamolo un attimo insieme, a mente, senza devo scriverlo. Derivata rispetto, diciamo, del primo, quindi derivata di R, per il secondo non derivato. Derivata di R quanto fa? 1. Quindi è 1 su R e detti su DR, eccolo qua. Derivata del secondo per il primo, diciamo, non derivato. R lo porto fuori e diciamo, diventa derivata seconda di R. R se ne vanno e vedete questo. Va bene? Ci siete? Allora, andiamo a fare l'integrale di questa relazione. Allora, troviamo prima l'integrale generale e poi facciamo l'integrale particolare, come abbiamo fatto già in seminario. Allora, l'integrale generale lo scrivo ovviamente in questo modo, 1 su R se ne va, non ci serve più in questa situazione, e quindi avrò prima R dt su dr uguale a c con 1, posso riscriverlo semplicemente in quest'altro modo, dt su dr uguale a c con 1 su r, porto 2r dall'altro lato, poi continuo a derivare, a integrare, quindi ho la t, funzione di r sempre, ricordiamocelo, e una funzione ovviamente è uguale a c con 1, integrale di questo ovviamente generale è logaritmo naturale di r più c con 2, e quindi ho trovato il mio integrale generale che devo determinare. Giusto? Bene. Allora, a questo punto ci mettiamo le condizioni al contorno e determiniamo le costanti c con 1 e c con 2. Quali sono le due condizioni al contorno che conosco? Abbiamo detto, ho la temperatura interna, cioè Q dove? Ovviamente, i due raggi, qui abbiamo detto c'è R con 1 e qui c'è R con 2. Ovviamente nelle due condizioni, R uguale R con 1 ed R uguale R con 2, io conosco le temperature, giusto? Quindi le due condizioni al contorno che ho è T di R con 1 uguale a T con 1 e T di R con 2 uguale a T con 2. Queste sono le due condizioni al contorno che sono, vi ricordo, sempre condizioni al contorno del primo tipo. Vado ovviamente a metterlo nell'integrale generale, quindi mi trovo che t con 1 è uguale a c con 1 logaritmo naturale di r con 1 più c con 2, questa è la prima. La seconda è t con 2 uguale a c con 1 logaritmo naturale di r con 2 più c con 2, e quindi da questo sistema di equazioni, di due equazioni in due incognite, mi ritrovo le costanti c con 1 e c con 2. La vedo per questo. Troppo semplice. No. Allora, troviamo le due costanti. Sottraggo membro a membro la prima cosa, la cosa più semplice, e quindi trovo che t con 1 meno t con 2 uguale al logaritmo naturale, consentitemi di fare direttamente un passaggio, logaritmo di r con 1 meno il logaritmo di r con 2 è il logaritmo naturale di r con 1 su r con 2, giusto? Così lo scriviamo due volte, stesso passaggio, e poi diciamo ovviamente sostituisco, mi manca una cosa per c con 1, e quindi il valore di c con 1 non è nient'altro che t con 1 meno t con 2 diviso il logaritmo naturale di r con 1 su r con 2. Prendo questo valore e lo sostituisco nella seconda relazione, quindi diventa t con 2 uguale a t con 1 meno t con 2
con il fratto con diritto naturale di R con 1 su R con 2, per il logaritmo naturale di R2, per logaritmo di R2, più ovviamente C con 2. E quindi posso scrivere anche il valore di C con 2 è uguale a ovviamente T con 2 meno, porto dall'altro lato, meno T con 1 meno T con 2 fratto logaritmo naturale di R1 su R con 2, possiamo anche, vabbè, R con 2 per il logaritmo naturale di R2. Quindi a questo punto prendiamo queste due costanti che abbiamo trovato e le rimettiamo nell'equazione generale. Le prendo per il togli, questo ci serve ancora, lo lascio ancora. E quindi temperatura T di R è uguale a C con 1, quindi ovviamente C con 1 abbiamo detto T con 1 meno T con 2 fratto T con 1 meno T con 2 fratto logaritmo naturale di R1 su R2 per il logaritmo naturale di R, più C con 2, quindi più T con 2 T con 2 meno T con 1 meno T con 2 fratto logaritmo naturale di R1 su R2 per il logaritmo naturale di R2. Ovviamente possiamo mettere un po' in evidenza questi valori, quindi possiamo anche scrivere che T di R meno T con 2 sarà uguale a questi li metto insieme, ovviamente questi due ricordiamoci che le proprietà dei logaritmi, e quindi t uguale t con r meno t, t con 2 sarà uguale a t con 1 meno t con 2 fratto logaritmo naturale di r1 su r2 che moltiplica il logaritmo naturale di r su r2. Ok? O se volete potete mettere questo qua da qua, quindi ancora si date la giusta simmetria di come sta cambiando il delta t, cambia in modo logaritmico. Quindi che cosa vuol dire questo, ragazzi? Che invece di avere una relazione di questo tipo, come avremmo avuto, cioè una relazione lineare che avremmo avuto, diciamo, in una lastra piana, la caduta di temperatura sarà non lineare, cioè sarà di tipo logaritmico, quindi avremo questo andamento. Vabbè? Ci siete? Okay. Allora, una volta trovato l'andamento della temperatura, possiamo determinare anche l'andamento del flusso. Come varia il flusso, diciamo, sezione per sezione? Questa relazione ci dice che ovviamente l'andamento della temperatura è logaritmico, ma il flusso resta costante come restava in una lastra piana, oppure questa volta purtroppo cambia? Allora, già intuitivamente dobbiamo capire che purtroppo cambia il flusso, perché cioè la potenza termica per unità di superficie, che cosa succede? Cosa fa, ragazzi? È evidente che l'unità di superficie, man mano che io mi sposto di dr,
vabbè, quindi man mano che R aumenta, che cosa fa la superficie? La superficie aumenta, e se deve conservarsi l'energia, quindi l'energia di un concio, quindi quello che entra a destra, il concio elementare è fatto così, vi trovate? Siamo in simmetria cilindrica. Quindi se il concio elementare è fatto così, da qua e da qua non se ne va niente, perché abbiamo detto, diciamo, siamo soltanto in questa, diciamo, in direzione, quindi il flusso ovviamente è radiale, giusto? Quindi se ne va lungo questo raggio, e quindi ovviamente in questo concio non se ne va nulla, ci siete? E neanche da questo lato e da quest'altro lato, quindi il Q, la Q è solo funzione di R ovviamente, però attenzione, perché al variare di R, voi se vi spostate un da R in avanti, avete un'area più grande, perché l'area qui, diciamo, quest'area sarà 2pi greco R per L, se è la lunghezza del tubo, giusto? Se vi mettete, quindi questo qua è R con 1, se vi spostate più a destra diventa 2pi greco R con 2 L, ed è ovviamente quest'area diventata più grande, giusto? E quindi cosa vuol dire? Che se la quantità di energia che deve entrare, se stiamo in una, diciamo, in una situazione in cui non c'è generazione di energia, abbiamo eliminato la U punto secondo, non c'è accumulo, l'energia che entra a sinistra deve essere l'energia uguale che esce a destra, giusto? Quindi attenzione, è evidente che io non potrò più trovare che il flusso, ovvero potenza termica, per unità di superficie resta costante. Non resta costante. La potenza termica sì, chiaro? Quindi noi avremo che la Q punto ovviamente cambierà da, diciamo, R ad R, da punto a punto. Quindi da qua a qua mi cambia la Q punto. Ma la Q punto piccolo, quindi il flusso, ma la Q grande no. Quindi la Q grande, che è il flusso per tutta la superficie, a quel punto resta, diciamo, resta ovviamente la stessa. Chiaro? Ci siete, lo ripeto, ragazzi. Vi trovate su questo concetto? No. Allora, quindi andiamo a codificare questa cosa. Allora, ricordiamo che la Q punto, come la posso esprimere? Vi ricordate? La Q punto la posso esprimere come scalare o come vettura, giusto? Come la vogliamo esprimere? Facciamo tutti e due modi. Prima vediamo quant'è l'intensità di questo vettore e poi vediamo quale direzione è presa, giusto? Allora, questa Q punto quanto è uguale, ragazzi? Sempre lo stesso. A meno K dt su D. Sempre lo stesso, ragazzi, ma cioè, ormai siamo alla terza lezione. Diciamo su questo. Quindi dovete un poco guardarvi le lezioni precedenti. Allora, quindi meno K dt su dr, vi trovate? Attenzione, perché questo abbiamo detto, se vogliamo il vettore, che direzione avrà? Avrà la direzione, ovviamente, diciamo, questa direzione qua. Quindi se chiamiamo I questo versore, N questo versore, ovviamente avrò ovviamente questo moltiplicato I, cioè il versore che sta nella direzione di R. Quindi ovviamente qua il flusso che direzione ha? Questa. Qua che direzione ha? Questa. Qua che direzione ha? Questa qua, vi trovate? È sempre la direzione del raggio, altrimenti non ci sarebbe molta dimensione, ragazzi, vi trovate? Allora, e la potenza termica che passa? Devo moltiplicare per il dA. Quindi se io voglio la Q, ricordiamoci che devo moltiplicare la Q per il, quindi se voglio un dA, per dA, per l'aria, ovviamente, su cui insiste questo flusso. Giusto? Allora andiamo a vedere, allora, nei nostri problemi che cosa dovremmo trovare, ragazzi. Sono andato troppo veloce? Ritorno indietro? Quindi, ragazzi, okay. Allora, nei nostri problemi, quali sarà la domanda che ci verrà fatta, che vi farete? Allora, andiamo un attimo a casa avete una tubazione, va bene? Una tubazione in cui si trova tutta quanta a 80 gradi, supponiamo. Volete determinare, diciamo, un concio, diciamo, abbastanza piccolo, volete determinare ma qual è il flusso che se ne va da una tubazione a 80 gradi se l'altra faccia si trova a 20? Come fate a valutare questo? Dobbiamo trovare la potenza termica che se ne va da questo tubo se qua dentro abbiamo 80 e qua fuori abbiamo 20, giusto?
ovviamente abbiamo le relazioni, quindi possiamo tranquillamente trovarle. Allora, ricordiamoci che io ho sempre il dentitud R, già ce l'ho, giusto? Quindi per me è facile trovarmi questo valore qua. L'ho calcolato, lo metto là dentro, ho fatto, giusto? È un gioco da ragazzi. Più o meno. Allora, facciamolo. Quindi, allora, Q punto, allora la, diciamo, la nostra potenza, vogliamo fare il Q prima, Q punto piccolo o Q punto grande? Facciamo Q punto grande, Q grande completamente. C'è tutta la potenza che se ne va, diciamo, per un certo raggio R. Allora, cosa è uguale questo? Questo ovviamente devo fare la, il flusso, quindi meno K detto su DR, quindi meno K dt su DR, moltiplicato tutta l'area. Va bene? Questa è la potenza termica che se ne va, diciamo, lungo tutto, diciamo, una superficie di raggio R, va bene? Che circonda ovviamente tutto il nostro tubo. Ovviamente questo dt su dr già lo trovo, lo posso trovare, sta lì sopra, e c con 1 su r, lo scrivo, quindi questo è uguale a meno k c con 1, c con 1 vogliamo pure, tra l'altro potremmo già metterlo perché c con 1 abbiamo già determinato, va bene? Quindi lo scriviamo proprio uguale meno k c con 1, che sarebbe t con 1 meno t con 2 fratto logaritmo naturale di R1 su R2, questo così ce lo vediamo da mezzo, diciamo, mettiamo direttamente C con 1. Ricordiamoci che è diviso a R, giusto? Questo per 1 su R. Per l'area, quanto è l'area, ragazzi, di una superficie di raggio R? Molto semplice, è il perimetro 2π greco R per tutta la lunghezza, quindi per 2π greco R per L. Quindi questa era il flusso, questo era il flusso senza l'area, e questo ovviamente è la potenza termica, quindi è inutile che le scriviamo tutte e due. Cosa vedo? Che mentre il flusso è dipendente da R, vedete? C'è la R dipendenza, la potenza termica, R e R se ne hanno. Ovviamente mi trovo quello che intuitivamente già mi aspettavo, che la potenza termica non dipende dalla, diciamo, dal raggio, il flusso sì. Quindi se vado per un centimetro quadrato qua o qua, mi trovo ovviamente una potenza per unità di area, quindi un flusso più piccolino ovviamente. Ma attenzione, se vado invece su tutta l'area, ovviamente questa dipendenza scompare. Come dovevo aspettare, come vi dicevo, mi stavo aspettando, come avevamo già previsto. Va bene? Riscriviamo a questo punto questa relazione. Posso cancellare qui, ragazzi? Sì. Allora, Q punto quindi è uguale a che cosa? A meno K per logaritmo di naturale di R1 su R2. Attenzione, questo lo possiamo anche capovolgere. Perché conviene capovolgere? Levo questo meno e capovolgo qui sopra. Ricordiamoci che R1 è più piccolo di R2 e quindi il logaritmo qui diventa, diciamo, di un numero inferiore a 1. Invece se lo metto tutto al contrario diventa positivo. Quindi lo mettiamo in positivo. Quindi questo è uguale a t con 1, silenzio ragazzi, meno t con 2 fratto, allora ovviamente il logaritmo naturale di r con 2 su r con 1, la prima cosa che scriviamo, quindi abbiamo elevato il 1, e poi invece di mettere, attenzione, invece di mettere meno k, quindi meno k, invece di mettere 2π greco kl, posso metterlo non come conduttanza ma come, diciamo, ovviamente resistenza, quindi faccio 1 su 2 pi greco kl, posso scrivere allo stesso modo, diciamo, come resistenza e non, quindi come delta t diviso la resistenza, e quindi ovviamente abbiamo ottenuto
che cosa, ragazzi? Abbiamo ottenuto una relazione molto compatta, molto semplice, che ci dice, attenzione, la potenza termica che passa attraverso una superficie R di simmetria circolare è ancora dipendente, diciamo, funzione del delta T tra le due superfici, destra e sinistra, ma la resistenza non è più una resistenza, diciamo, lineica, va bene, ma è una resistenza che dipende col logaritmo, diciamo, del raggio, va bene. Quindi attenzione quando andate a determinare la resistenza in simmetria cilindrica, perché è leggermente più complessa rispetto alla resistenza che avete già trovato in simmetria piana. Vi ricordate in simmetria piana qual era la resistenza? Com'è? C'era il K, c'era lo stesso, e poi c'era che cosa c'era qua? Sotto c'era l'aria e poi sopra c'era lo spessore, ok, allora quindi c'è la relazione leggermente cambiata. Ora il problema che vogliamo porci, che ci vogliamo porre, una volta determinato come funziona sia il flusso sia la temperatura, è capire quello che succede quando questo raggio, diciamo, in alcune condizioni, quando questo raggio di questo tubo può aumentare in funzione, per esempio, dell'isolante che voglio aggiungere a un certo tubo. Cioè, noi che cosa ci troviamo molto spesso come problema? Ci troviamo una soluzione di questo tipo, c'ho un cavo, ragazzi ascoltatemi bene, questo è un problema abbastanza frequente sia nell'ambito elettrico sia nell'ambito termico, quindi nell'ambito meccanico, e che porta a un paradosso in alcune situazioni. Vediamo qual è il paradosso. Allora io per esempio ho il cavo elettrico, e sul cavo elettrico aggiungo normalmente, voi sapete bene, un isolante, va bene? Un isolante elettrico, però che molto spesso è anche un isolante termico. Oppure ho un tubo all'interno del quale circola quindi dell'acqua e voglio aggiungere uno spessore, metto uno spessore di isolante per diminuire ovviamente le dispersioni di calore dal tubo. Ora, la logica in prima battuta cosa mi dice? Se aggiungo un certo spessore isolante, che cosa succede? Secondo me? La resistenza cosa fa? Voi dite resistenza, vediamo se questo è sempre vero. Vediamo se effettivamente migliora, se voglio far diminuire la mia, il mio flusso, se aumento questo spessore isolante ho sempre una riduzione del flusso perché aumenta la resistenza. Evidentemente c'è un bocchetto, qualcuno mi guarda già quasi sicuro, c'è un paradosso, vediamo effettivamente questo paradosso. Allora, guardiamo insieme. Allora, che cosa vogliamo determinare? Vogliamo determinare l'andamento della resistenza con il raggio. Questa è la domanda che ci stiamo facendo, giusto ragazzi? Evidentemente, se vi ho fatto la domanda, ho detto voglio aumentare lo spessore dell'isolante e quindi ho questo isolante, cioè ho questa simmetria, ho un isolante di n strati ed ho questo isolante di conducibilità K e raggio R incognito. La mia R la voglio andare a determinare, quindi voglio determinare lo spessore, come varia la resistenza di tutto questo sistema al variare ovviamente del raggio R. Allora, la resistenza R l'abbiamo già vista, eccola lì, giusto? Però attenzione, io qui la resistenza, il problema, come ve l'ho posto? C'ho T con 1 e T con 2, punto, fissate. Qui non c'ho normalmente T con 1 e T con 2 fissate. C'ho da un lato la temperatura interna e dall'altro c'ho la temperatura di T con infinito, che è la temperatura dell'area esterna. Quindi la mia resistenza è la somma di N resistenze in serie, giusto? Perfetto. Allora, la prima, R con 1, R con 2, R con 3, cioè così via. Più l'ultima resistenza qual è, ragazzi? Quella esterna, la resistenza convettiva. Quant'è questa resistenza convettiva, ragazzi? Ve la ricordate? 1
attenzione, 1 su H è la resistenza per l'unità di area. Qua dobbiamo fare molta attenzione su questa, perché siamo in similitudine cilindrica, quindi dobbiamo sempre parlare di resistenze totali. Va bene? Quindi 1 su H per A. Mettiamo direttamente 2 pi greco R per L. Ok? Quindi resistenza totale. Allora, guardate un attimo che cosa succede qua. Questa resistenza qua che fa l'aumentare di R? Aumenta. Questa resistenza qua che fa aumentare di R? Diminuisce. Ah. Una aumenta e l'altra diminuisce. Chi vince? Non lo so. Dobbiamo vedere. Giusto? Allora, vediamo a questo punto. Cioè, possiamo anche fermarcelo nella nostra catena, poiché tutto quello che viene a sinistra sostanzialmente non cambia, cioè la R con 1, la R con 0, R con 1, R con 2, potrei non metterla, cioè potrei avere N strati qua dentro. Al variare di questo raggio, che è l'ultimo raggio dello spessore dell'isolante, sarà solo l'ultimo che cambia la sua resistenza, giusto? Perché il tubo dentro in acciaio resta lo stesso con lo spessore, quindi quello non cambia. Per cui se voglio determinare questa resistenza, questa sarà una costante più che cosa? L'ultima resistenza, che invece varia con R. Come varia con R? Eccola qua, ragazzi. Ecco, diciamo, come varia. Quindi sarà, diciamo, ovviamente il, questa è 1 su 2 pi greco KL più 1 su 2 pi greco KL logaritmo naturale di che cosa? R2 su R con 1, dove R con 2 per noi a questo punto è un'incognita. Il raggio esterno è il raggio che sta cambiando, giusto? Quindi è il logaritmo naturale di R sul R con 1, che invece è rimasto lo stesso, è rimasto costante. Vi trovate? Se volete ve la faccio con tutti gli strati, ma complichiamo solo il problema, non ne abbiamo bisogno. Ovviamente questo più ancora 1 su A 2 pi greco H R L. Allora, questa R evidentemente è una funzione di R, cioè del raggio R, questa resistenza. Li trovate? 2 pi greco K L logaritmo naturale di R su R con 1 più 2 pi greco H R L. Li trovate? Posso andare avanti? E quindi, ragazzi, questa resistenza, cioè, diciamo, adesso la riscrivo, questa è una R funzione della nostra R. Se voglio capire come varia la resistenza, cioè se ho un punto di minimo o un punto di massimo di questa funzione, che devo fare? Faccio la derivata. Allora, nella realtà vedremo che il punto che abbiamo, esiste questa derivata, e ho un punto di minimo, è fatto così, cioè ho un raggio critico che si chiama raggio critico di isolamento, al di sotto del quale, al di sopra del quale la R cresce, al di sotto del quale invece, diciamo, c'è un andamento, diciamo, inverso. Bene, andiamo a vedere qual è questo raggio critico di isolamento. Allora, la derivata, ovviamente questa è una costante, ovviamente sparisce. Diciamo, la derivata di questo logaritmo è 1 fratto 2 pi greco KL per R, derivata del logaritmo di R ovviamente 1 su R, derivata di 1 su R meno 1 fratto 2 pi greco H R quadro L, questa quando è uguale a 0? Manda? Ovviamente questo è facile vederlo, perché ho che 2 pi greco, quando 2 pi greco k l r è uguale a 2 pi greco h r quadro l. R quadro, ovviamente per r uguale a 0, ma non ci interessa questa soluzione. E per R uguale anche a L e L se ne vanno, 2pi greco e 2pi greco se ne vanno, e quindi resta quando R è uguale a K su H. Quindi questo raggio critico in cui si annulla la derivata è proprio il valore di K, conducibilità di che cosa? Conducibilità dell'isolante, che sto aumentando ovviamente,
H, H dell'area che sta sull'esterno. Va bene? Quindi abbiamo, attenzione a questa situazione, normalmente il raggio di isolamento è abbastanza piccolo, cioè normalmente ve lo potete trovare in situazioni in cui i raggi delle vostre, del, diciamo, dei vostri tubi sono estremamente piccini, va bene? Quindi poi vedrete nella normalità dei casi, questo RC è un valore, cosa? È un valore ovviamente in cui, diciamo, aumentate l'isolante e normalmente state abbastanza tranquilli perché state in questa zona qua. Esistono però delle situazioni in cui state in questa zona, cioè aumentate il, un po' l'isolante e le cose invece di migliorare peggiorano dal punto di vista, diciamo, dello scambio. Ovviamente questo può essere un fatto voluto, ricordiamoci che io ho due situazioni, ho la situazione in cui io voglio raffreddare, quindi magari, diciamo, mi trovo nella situazione giusta perché voglio scambiare l'isolante, con la situazione in cui voglio isolare. Cioè, normalmente su un conduttore con cui voglio mantenere bassa la temperatura voglio scambiare, vabbè, mentre su una, diciamo, su una tubazione in cui voglio riscaldare il, diciamo, appartamento non voglio perdere energia, ovviamente, quindi voglio mantenere il più possibile la temperatura fluido costante e quindi isolare. Ragazzi, 5 minuti di pausa e poi iniziamo l'esercizio.